due ordini del giorno e credo che, non so se i firmatari sono d'accordo, si può fare un'unica presentazione e un'unica discussione e votare per poi per atti separati. Allora, chiaramente ricordo che gli ordini del giorno, non so se mi rivolgo alla Giunta, gli ordini del giorno una volta illustrati possono essere presi come raccomandazione dalla Giunta e quindi non essere messi in votazione se la Giunta... Che c'è? Allora, stavo dicendo che gli ordini del giorno, una volta illustrati, se vengono presi come raccomandazione dalla Giunta, possono essere non messi in votazione. Allora, prego consigliere Tugino di fare un'unica presentazione se lei vuole. Prego. Posso? Prego consigliere Tutino. Sì. Sulla presentazione unica non ho problemi, ho qualche perplessità, mi permetta di ragionarci un attimo sulla discussione unica perché non sono del tutto omogenei. Va bene. Allora, quanto tempo ho, Presidente? Perché questo non lo ricordo. Su ognuno, su ciascuno dei due... Mica siamo nel ventennio. Ok. Totale o su ciascuno? No, davvero, non ho capito davvero. No, per favore. Allora. Puoi fare 5 più 5, Tutino. Scusate, facciamo una media, 7 minuti per tutte e due. No, facciamo 9, 9, Tutino, dai. Non sei neanche tu nel ventennio, non puoi fare come ti pare. Scusa, consigliere Tutino, illustri a 10 minuti, prego. No, mi basta anche così, me. Così finiamo la discussione tra bambini, prego. No, comincio. No, vabbè, la ringrazio, io cercherò di stare in meno tempo, proprio non avevo capito. Allora, abbiamo... Sì, arrivo subito alla presentazione. Sono due ordini del giorno, l'uno destinato a rimarcare quanto abbiamo già elaborato in questa sede come consiglio, ho riportato tutti gli atti che richiedevano e richiedono l'applicazione della strategia nazionale per l'integrazione di Rom, Sinti e Camminanti, quindi la relativa chiusura dei campi, cosa che secondo leggi nazionali ed internazionali doveva già essere stata fatta. In particolare ho richiamato la sentenza del Tribunale Civile di Roma che ha imposto questo nei tempi più brevi possibile. Nonostante ciò vi è un bando dipartimentale, un avviso del 23 febbraio 2016 per le politiche sociali che in nessun modo implica stanzia 5 milioni di euro per riportare la gestione dei campi alla situazione precedente al periodo marino. Dunque rifinanzia la gestione, rifinanzia delle cooperative che sono già individuate in quanto ne restano solo 3 su 5 lotti, quindi solo 3 cooperative che possono partecipare, quindi è chiaro che è un bando di fatto, non di diritto, già assegnato. E dunque richiama l'ordine del giorno a che qualunque stanziamento che vada nella direzione dei campi nomadi, qualunque stanziamento sia vincolato, al contrario di ciò che si è fatto, a un chiaro e scadenzato piano per la chiusura dei campi, com'è da sentenza del Tribunale Civile di Roma e com'è da leggi nazionali ed internazionali. Credo di avercela fatta in circa 4 minuti, quindi passo all'altro ordine del giorno. Anch'esso richiama una serie di atti di questo Consiglio che hanno richiamato l'Assemblea capitolina affinché sottragga allo scivolamento nella totale illegalità i servizi all'infanzia in convenzione, che dopo i tagli, qui bisogna dirlo, della giunta Alemanno, qui bisogna dirlo, sono stati piombati nell'illegalità perché gli stanziamenti non sono pari alle richieste dei parametri qualitativi. Dunque la richiesta non è di stanziare più fondi, perché abbiamo sempre lavorato
coscientemente, con scienza e coscienza, sul richiedere un metodo diverso, ovvero il che l'assemblea capitolina calcoli i costi standard dei servizi e in base a quello faccia i suoi piani e i suoi stanziamenti. Ciò abbiamo richiesto ormai 2 anni fa, è stato richiesto anche dall'Assemblea Capitolina, anche questo è riportato nell'ordine del giorno, quasi all'unanimità con una sola astensione dell'Assemblea Capitolina, e non è ancora avvenuto. Quindi ciò ribadiamo come prospettiva di lavoro su qualunque bilancio presente o futuro all'Assemblea Capitolina. Credo di esserci stato con i tempi, Presidente, la ringrazio. Grazie a lei. Non so se la Giunta come si esprime, se li vuole prendere come raccomandazione oppure andiamo avanti con la dichiarazione di voto. Ah, Non ho capito. Presidente. Andiamo avanti. Vabbè, allora, facciamo la dichiarazione di voto sul primo ordine del giorno, quello riguardante chiusura dei campi Rom. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Laddaga, prego. Presidente, è evidente che il nostro voto è favorevole, avendo presentato l'ordine del giorno. Vorrei soltanto sottolineare che questo ordine del giorno è assolutamente coerente con quanto questo Consiglio ha votato con 2 risoluzioni differenti negli anni precedenti, ma rispetto alle voci che sono state messe in bilancio, quindi sono già previste per la chiusura dei campi e per la manutenzione e per la gestione fino alla chiusura, vorremmo semplicemente che in una nota integrativa, in un documento esplicativo, fossero dichiarati i tempi di queste operazioni. Grazie. Presidente, mi scusi, posso intervenire solamente per fargli una domanda, ma questi ordini del giorno che dovrebbero essere collegati al bilancio nostro sembrano più essere ordini del giorno collegati al bilancio del Comune di Roma, in quanto noi non abbiamo la priorità o abbiamo dei fondi per la chiusura dei campi Rom. Io non capisco se questi 2 ordini del giorno possono essere accolti o se la Presidenza ha accolto già questi ordini del giorno, perché con il segretario col direttore ha stabilito. Però sono stati dichiarati ammissibili, perché non mi sembrano collegati al bilancio. Però la discussione è sul bilancio, quindi sono. Poi la barbuta è nel nostro territorio, quindi. Sì, ho capito. Allora, altre dichiarazioni di voto? Insomma, la Presidente voleva intervenire. Prego. No, voglio intervenire sul tema dei campi Rom. Noi in questo municipio abbiamo un campo Rom che è la Barbuta, piuttosto grande, tra i più grandi, e abbiamo un altro piccolo campo Rom che è via Schiavonetti, oltre a quello storico, ormai quasi integrato, che si trova nell'ex nono municipio ad Arco di Travertino. Io credo che il superamento dei campi Rom non solo è un problema di opinione, ma è anche ciò che ha fatto determinare l'Unione Europea, la Commissione, nel sanzionare l'Italia perché non ha provveduto a fare gli investimenti necessari per il superamento dei campi Rom. Sono stata convocata dall'attuale subcommissario Vaccaro per illustrarmi l'investimento di circa 3 milioni che intendevano fare sulla Barbuta, con lo scopo, o perlomeno dovevano farlo rientrare nel superamento del campo. Il tema che ho sottoposto, per quello ritengo che l'ordine del giorno abbia una enorme importanza per noi e addirittura dovrebbe chiederne l'investimento maggiore, perché i 3 milioni chiaramente non sono affatto sufficienti per niente per il superamento del campo, sia nelle procedure, nelle modalità,
che in quella che potrebbe essere diciamo la soluzione finale. Cioè, dico perché ci sono situazioni in cui in altre città si è pensato per esempio alla individuazione di luoghi dove produrre l'autocostruzione o comunque far rientrare in certe liste per l'emergenza casa, insomma, eccetera eccetera. Allora, è chiaro che 3 milioni, da quanto mi è stato detto, serviranno più che altro a preparare, a selezionare, a monitorare, dando in gestione a terzi quello che poi dovrebbe diventare una selezione. Ecco, allora io penso che noi invece dobbiamo avvalerci di quella che è stata tra l'altro la segnalazione dell'Unione della Commissione Europea per quanto riguarda l'Italia e pretendere che ci sia un serio investimento anche da parte dello Stato, perché prima si parlava, noi siamo un bilancio derivato, è vero, il Comune di Roma anch'esso ha necessità di risorse e di trasferimenti dallo Stato significative. Uno dei temi su cui queste risorse dovrebbero arrivare è proprio per superare i campi Rom e poter garantire un diritto fondamentale, un diritto umano alle persone che abitano i campi e parallelamente alla nostra cittadinanza di poter avere quartieri assolutamente più tranquilli o comunque insomma in condizione non di degrado, come spesso invece avviene laddove si convive con un campo Rom lasciato a se stesso. Allora, la Barbuta è uno dei più grossi campi Rom di Roma e dunque io penso che collegare questo tema e approfittare di questo spiraglio che si è aperto dei 3 milioni per chiedere addirittura non solo che vengano utilizzati, ma che ne vengano stanziati quelli necessari per poter procedere, per poter andare avanti. Per cui da questo punto di vista do un parere favorevole a questa proposta con questa precisazione, insomma, che secondo me per noi deve essere molto importante. Consigliere Ritrotti, gruppo PD, prego. Sì, perché già l'intervento adesso della Presidente metteva all'attenzione alcune cose. Ovviamente nel merito noi abbiamo, questo Consiglio si è espresso sulla chiusura e sul superamento dei campi, però nella parte finale di questo ordine del giorno, quando si fa ovviamente riferimento alla chiusura dei campi così, sic et simpliciter, a me un po' spaventa, perché noi in un'articolata risoluzione fatta proponemmo quello che la stessa strategia europea di inclusione prevede, cioè oltre al superamento anche l'alternativa, e quindi forse magari è possibile, che tra l'altro ci detta l'Europa, quindi non è che ce la dobbiamo tanto inventare, erano i 4 famosi punti che abbiamo inserito nella risoluzione votata da questo Consiglio, quindi io sarei per, se i firmatari sono d'accordo, per dare anche l'alternativa, cioè altrimenti rischiamo di chiuderle e poi, come ci siamo già detti troppe volte, per carità è giusto, però il percorso è lungo, è difficile, le risorse servono anche per andare oltre a questo, agli esperimenti che abbiamo già visto sono stati deludenti e difficili, quindi lascio insomma a voi anche questo elemento di discussione. Posso, Presidente? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliera Cercone, Fratelli d'Italia. Posso parlare anche se non sono nel ventennio, Presidente? Grazie, grazie mille. Allora, purtroppo siamo sempre al solito punto. Chiusura, superamento, cioè che volete fare? E ve lo dico io, perché tanto è quello, che decidiamo di chiuderlo e di inserirli in un progetto di inclusione, cioè noi stiamo dicendo che in base all'etnia a cui si appartiene si ha priorità nell'accedere ad una casa e allo Stato che ti dà la casa. Questo è questo, perché il superamento, come diceva bene la consigliera che mi ha preceduto, vi sta semplicemente dicendo non scuotete la testa, perché quello che chiedete, se è superamento, le parole sono italiano, e visto che è superamento questo vogliono fare, decidono di toglierli dal campo Rom, però di trovare un'alternativa, una sistemazione, perché giustamente, visto che le nostre liste d'attesa, visto che
Scusate, per favore, consigliere Tutino. Ma risentiamo il consigliere, consigliere Tutino. Consigliere Tutino. In aula, scusate, perché dopo scusate, per favore, evitiamo gli show per cortesia. Fate parlare o no? Continuiamo ancora con la salutazione. Faccia dichiarazione di voto, consigliere Cerpoli. E lo sto facendo. Se qualcuno mi dice, lei dovrebbe intervenire per garantire la democrazia, che hanno chiuso i forni, che è una cosa vergognosa che viene detta dal consigliere Tutino. Lei si dovrebbe, lo dovrebbe espellere dall'aula, non continuare a difenderlo. È una vergogna. Lei fa democrazia quando le pare, questa è la verità. Ma non lo accetto più. Consigliere Cerpoli, qual è la dichiarazione di voto? No, è una vergogna, è inutile che ridono. Consigliere Cerpoli, lo faccio il comizio e faccio la dichiarazione di voto. Sono profondamente contrario a quello che fa. Va bene, grazie. È una vergogna, questa è una vergogna. Altre dichiarazioni di voto? Non ce lo so, non so, consigliere Tutino, voleva intervenire? Propongo una modifica che è un'integrazione alla conclusione dell'impegna per la chiusura dei campi coerente con la sentenza del Tribunale Civile ed in coerenza con la strategia europea per il per l'integrazione, ecco tutta la dizione. Quindi è un'aggiunta? Sì, sì, ed è, insomma, sostanzialmente. Vabbè, il riferimento alla legge. La scrive e la consegna qui al tavolo della presidenza. Un minuto. Okay. La scrive oppure scrive direttamente sotto sull'originale. Va bene, allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione, ripeto, la votazione è sull'ordine del giorno con, nella parte dell'impegno, con la giunta che ha illustrato adesso il consigliere Tutino. Allora, sì. Presidente, possiamo aspettare che venga ultimata la modifica? Sì, sì. L'integrazione recita in questa maniera. Posso avere anche 3-4 secondi per precisare una cosa, che la strategia. Quindi ci dica qual è l'integrazione, per cortesia. Sì. Chiusura dei campi. Allora, no, leggo tutto l'impegno, così come viene l'impegno. Che le risorse di bilancio per i cosiddetti campi nomadi siano vincolate ad un chiaro e scadenzato piano per la chiusura dei campi, coerente con la sentenza del Tribunale Civile di Roma ed in coerenza con la strategia nazionale per inclusione di Rom, Sinti e Camminanti. Va bene, allora, metto in votazione l'ordine del giorno. Chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora. Noi non partecipiamo al voto e rimaniamo in aula. Siamo in votazione però, consigliere Patrono. Ho capito. Non mi astengo, non partecipo, non faccio va niente. Bene, scusate. D'accordo, va bene. Allora. Capito? Allora. Va di fretta. Che vado di fretta? No, 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 che si invece l'ho storto, non posso purtroppo. L'ordine del giorno è approvato con 16 voti a favore. Allora, passiamo al secondo ordine del giorno, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Presidente, consigliere Giuliano, prego, Fratelli d'Italia, 3 minuti. Se può ricordare solo qual è il secondo ordine del giorno come titolo, chiedo scusa. No, come titolo. Lo ha già illustrato, il titolo. No, il titolo, lei da parte sua. Scusate, il titolo, lei lo ha già illustrato. Servizi integrativi per l'infanzia, questo. Va bene, servizi all'infanzia. Prego, consigliere Giuliano, 3 minuti per la dichiarazione di voto. Allora, su questo ordine del giorno invece abbiamo, no, il conflitto di interessi c'è scritto, abbiamo... l'idea è molto chiara, non è che non ce l'avessimo anche su quell'altro, ma poi giustamente l'intervento della Presidente Fantino ci ha un attimino
chiarito meglio il posizionamento del superamento, non della chiusura, per cui noi abbiamo una differenziazione su questo e nella confusione non abbiamo votato. Su questo invece ordine del giorno, è vero quello che dice, perché bisogna essere coerenti su quello che sono gli argomenti, è vero quello che ha detto il consigliere Tutino, abbiamo fatto un lavoro su questo argomento, su questo settore, cioè, c'è da fare, i servizi all'infanzia hanno subito negli anni un attacco politico, economico, comunque c'è stato un'attenzione sicuramente negativa nei confronti di questo servizio, perché sono stati intaccati quelle economicità che avevano permesso fino a qualche tempo fa di poter dare un risultato degno di tale nome, quindi servizi all'infanzia. La cosa poi che fa la differenza è che, siccome non è un servizio obbligatorio, quindi non fa parte della scuola dell'obbligo, è un servizio come tale che viene dato alle famiglie e a chi, appunto, alle famiglie che hanno i genitori che lavorano, eccetera, quindi per dare un contributo, si è agito diminuendo diciamo, sensibilmente gli stanziamenti. Ora, noi non è che possiamo dire quale sia ovviamente la cifra giusta o quale sia l'economicità giusta per poter far fronte, ma quello che dobbiamo dire, e quindi essere d'accordo con questo ordine del giorno, è che abbiamo fatto un lavoro, abbiamo proposto da questo municipio una commissione che potesse comunque verificare a livello centrale, quindi di Roma Capitale, di Consiglio Comunale, per esprimersi maggiormente quale potesse essere appunto il valore del servizio e per non mettere in condizione gli operatori di dover comunque trovarsi in difficoltà economica. Per quindi con me la dichiarazione di voto, consigliere Giuliano? Dio, mi sono scordato. Non lo so più. Quindi siamo Fratelli d'Italia favorevole a questo. Va bene, grazie. Però ci premevo insomma dare anche va bene, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, 5 Stelle, prego. Sì, abbiamo discusso in commissione di valutare bene, diciamo, i costi di mantenimento appunto dei bambini nei nidi privati, e la puntualizzazione a cui siamo, diciamo, vicini e che vorremmo sottolineare è che però, diciamo, chi opera in queste strutture deve garantire tutta una serie di tutele, perché gli studi che sono reperibili anche su internet, fatti in altre città, si basano sul fatto che i lavoratori di queste strutture abbiano dei contratti a tempo indeterminato, che abbiano certi livelli e certe competenze, quindi come scritto, previo immediato accertamento dei costi derivanti dal quadro normativo complessivo. Siamo favorevoli perché va visto il quadro normativo complessivo, siamo favorevoli a controllare che questi requisiti esistano e a penalizzare invece coloro che non li rispettano, quindi se questo può tradursi in un aumento per le strutture che rispettano la legge, questo può tradursi anche in una diminuzione o in penali per coloro che non li rispettano. A questo siamo pronti. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Grazie. Consigliere Ciancio per il PD. No, dichiarazione di voto. C'era qualche perplessità in merito all'impegno, cioè a vincolare ogni stanziamento indirizzato ai servizi dell'infanzia previo ed immediato accertamento dei costi standard derivanti dal quadro normativo complessivo. Per carità, però questo non c'è, non ce l'abbiamo. Che facciamo? Limitiamo adesso? Voglio dire, come si procede se questo studio del CIE, noi abbiamo fatto una risoluzione, caro Tutino, si ricorda, no? Sul merito a questa problematica. Io non lo vedo molto legato al bilancio questo, però naturalmente ci siamo impegnati con una precedente risoluzione a trovare questo progetto che valuti i costi standard sia per i privati sia per il pubblico. Di fatto non c'è. Non è stato tirato fuori poi a livello capitolino questo studio che indicasse
i costi standard. Io, per carità, è un lavoro che ci siamo ritrovati in commissione con tutte le forze politiche e quindi siamo ben disponibili, però non riesco a vedere quali possono essere i vincoli che si debbono dare al bilancio e ai servizi dell'infanzia con questo ordine collegato. Naturalmente se vogliamo fermarci 5 minuti per parlarne, ne vorrei parlare bene. Faccio la dichiarazione di voto per il gruppo del PD. Non c'è una sospensione durante la dichiarazione di voto. Ma io onestamente faccio la dichiarazione di voto, io mi posso astenere su questo punto. Non abbiamo discusso sul gruppo in merito a questo ordine del giorno, però... Lei sta parlando adesso in dichiarazione di voto a nome del gruppo PD. Ma la modifica PD. Prima, voglio dire... Non è possibile adesso. Io propongo di fare una modifica semplice, essenziale, che questi vincoli siano all'emanazione degli standard correttivi, ma non prima, perché non possiamo vincolare il bilancio vincolando lo stanziamento indirizzato ai servizi dell'infanzia. Mi sembra... Perdonatemi. Se c'è la volontà dei come abbiamo fatto, scusate, come abbiamo fatto per primo ordine del giorno, se da parte dei firmatari c'è la disponibilità a modificarlo, va bene, altrimenti andiamo avanti. Sì, sono disponibili, mi sembra. Trovate la parola corretta, se no la scrivo io. Perché non ci pensiamo prima della dichiarazione di voto? Prima che la gente parla, che dichiara e poi sospende tutto per fare. Ma stiamo scherzando? Non si può fare. Mo che siamo davvero ritorniamo nel ventennio. Oggi nel primo ordine del giorno l'abbiamo fatto. Quindi io credo che se c'è la disponibilità dei firmatari, oggi si possa fare. Prego. Posso, Presidente? Sì, scusate, ha chiesto. Finiamo le dichiarazioni di voto, consigliere tutti. Io quando insegnavo ai bambini di prima elementare erano più disciplinati. Allora, altre dichiarazioni di voto? Concludo nel rispetto, nella... Consigliere Ciancio, che c'è mo? Devo concludere la dichiarazione di voto. Sei seduto? Che modifica? Io chiedo questa modifica. Va bene, abbiamo capito, consigliere Ciancio. Altre dichiarazioni di voto? No, consigliere, per favore, consigliere tutti. Se ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Gruppo della lista civica, prego. No, noi non abbiamo fatto la dichiarazione di voto. La lista civica non ha fatto dichiarazione di voto. Userò i 3.000 di voto, prego. Dichiarazione di voto. Che non può fare dichiarazione di voto? La dichiarazione di voto. Fare la dichiarazione di voto? Dopo che aver ultimato la dichiarazione di voto, faccia la dichiarazione di voto. Allora, io adesso faccio un'altra cosa, d'accordo? Allora, siccome si sta creando un po' di confusione, siamo in dichiarazione di voto, non accetto più modifiche all'ordine del giorno, così andiamo avanti. Dichiarazione di voto? Parliamo ad essere seri, per cortesia. Uso i primi 30 secondi della dichiarazione di voto per solo affermare quella che era comunque la nostra disponibilità ad una modifica solo, e lo dico a tutti i gruppi, quindi anche a quelli che ci sono di fronte, solo a patto che ci sia l'unanimità dei
ci fosse stata l'unanimità dei capigruppo su questo per andare nella direzione di un miglioramento del testo. Solo a questo patto avremmo accettato una modifica che noi eravamo positivi, anzi ringrazio il consigliere Ciancio per aver fatto notare una cosa. In ogni caso il significato complessivo dell'ordine del giorno è chiaro e dà un indirizzo politico. Questo indirizzo politico è quello che abbiamo dato negli ultimi 3 anni, non solo noi, ma l'unanimità dell'Assemblea capitolina, a partire anche da azioni non violente di lotta e di affermazione civile da parte di tutti gli esercenti di questi nidi, e tendono a garantire attraverso l'affermazione dei costi standard la certezza del diritto. E dunque l'ordine del giorno richiama il Comune a che ogni stanziamento avvenga a fronte del calcolo dei costi standard. Prima di darti i soldi devo sapere quanto costa un servizio, altrimenti... Quindi dichiarazione di voto presumo a favore? È abbastanza favorevole, Presidente. Va bene, grazie. Grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Matrona, Forza Italia. Noi, visto come sta andando la situazione, ci chiamiamo fuori dalla mischia e non partecipiamo al voto. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Posso? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi l'ordine del giorno. 16. Quanti? 16. Allora, approvato con 16 voti a favore. Passiamo adesso all'emendamento. Emendamento aggiuntivo. Primo firmatario Valeria Vitrotti, prego. Consigliere Vitrotti, se vuole illustrare l'emendamento. Sì, grazie Presidente. L'emendamento che proponiamo è, come dice l'oggetto, la richiesta di risorse aggiuntive da imputare su un centro di responsabilità specifico, che è quello della manutenzione ordinaria degli edifici, ovviamente i fondi ordinari. Consapevoli, diciamo, delle necessità che ci sono sul nostro territorio, noi abbiamo visto che preso atto dello schema di bilancio e della proposta sono in questo centro di responsabilità presenti 124.000 euro, ovviamente sono una somma del tutto insufficiente, pertanto la richiesta è quella di richiedere una somma aggiuntiva, quindi di euro 200.000 in più, anche perché è ovvio che ci troviamo in una condizione abbastanza nota, soprattutto per chi insomma, i membri della Commissione Politiche Sociali, ma anche all'interno della Commissione Patrimonio, la situazione degli immobili, dei nostri edifici è alquanto complicata e le richieste di intervento continuano ad arrivare in continuazione. Visto che abbiamo queste necessità, ci è sembrato indispensabile fare un'ulteriore richiesta da aggiungere a quelle già presentate dalla Giunta, inserite in delibera, tenendo anche presente che ci troviamo, diciamo, in un municipio che ha due strutture, questa e quella di via Tommaso Fortifiocca, che richiederebbero anche in questo caso un'ulteriore manutenzione. Ovviamente parliamo di fondi ordinari, quindi è lì che chiediamo di mettere uno sforzo in più. Allora, apriamo la discussione, ripeto che si può intervenire uno consigliere per ogni gruppo. Bene, consigliere Laddaga, prego. Grazie Presidente, ho chiesto di intervenire per primo per dare modo ai proponenti di rispondermi, perché ovviamente siamo favorevoli come orientamento a questo emendamento, visto anche le richieste che già avevamo, che la Giunta aveva proposto e che avevamo accettato in commissione. Volevo soltanto capire, e per questo appunto parlo per primo, se questa richiesta che si fa è una richiesta, cioè le richieste che abbiamo fatto nella delibera venivano tutte da precise stime degli uffici, quindi erano tutte, diciamo,
più o meno orientate sui fabbisogni presentati dagli uffici. Se questi 200.000 sono un'idea forfettaria sugli edifici rispetto a dei bisogni che abbiamo, o se vengono da stime precise su alcune voci o su alcuni siti, però ripeto, su una tendenza favorevole all'emendamento, ma ecco, volevamo capire se era, come dire, cerchiamo di avere qualcosa in più da poter poi usare su tutto quello che abbiamo per le varie necessità, o se ci sono voci precise o comunque capitoli o luoghi precisi su cui si è andato a fare questa somma, questo conteggio dei 200.000. Grazie. Grazie a lei, consigliere Rattaca. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Coglia, prego. No, vabbè, diciamo, l'unico mio intervento è un'osservazione, nel senso che ad oggi nei bilanci precedenti, finché era sindaco Marino, la Giunta non ha ritenuto di fare emendamenti aggiuntivi chiedendo nuovi fondi. Adesso, diciamo, vedo cospicui fondi in voci del tutto, come dire, condivisibili, però mi interrogavo appunto sulla differenza del momento, se fosse politica o se fosse tecnica. Sinceramente, ecco, la mia, più che un intervento, è una domanda per tutti i consiglieri, una riflessione. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No. Sì, Presidente, mi scusi. Prego. Belisario, gruppo PD, prego. Sì. Dichiarazione di voto, prego. No, rispetto alla domanda che ci viene fatta, che è ovviamente giusta, la quantificazione... Un attimo, le devo dare la parola prima, eh? Non può intervenire se io non do la parola. Allora, siamo in discussione. Allora, prego, consigliere Ricrotti. Vuole chiarire la richiesta del consigliere D'Altaca? Prego. Scusate, allora, nella discussione può intervenire un consigliere per gruppo, per 5 minuti. Prego, consigliere Belisario, per gruppo PD. Sì, la richiesta dell'emendamento è una richiesta basata sulle molteplici sollecitazioni che sono venute da più parti nel giustamente riqualificare o ristrutturare o intervenire sugli edifici di proprietà del municipio, quindi è normale che la richiesta è sui 3 anni, è generica perché sono più gli interventi, non è specifica, è normale che stiamo parlando di un bilancio che non è tecnico solo, perché se no è meglio che il bilancio non passa neanche da quest'aula, il bilancio è tecnico ma anche e soprattutto politico, tecnico nelle valutazioni ma è politico perché stiamo parlando di politica, il consesso qui è politico. Quindi è normale che la risposta sia anche e soprattutto politica. Grazie. Altri interventi? No, consigliere Rozzi. Si può intervenire uno per un consigliere per gruppo. Allora, no. È intervenuto soltanto il consigliere Belisario. La Ricrotti ha presentato. La prima firmata ha presentato l'emendamento. Allora. No, non ha risposto. Allora, scusate, però, per cortesia, su. Allora, scusate, la consigliera Ricrotti, prima firmataria, ha presentato l'emendamento. Poi abbiamo aperto la discussione. La discussione si interviene il consigliere per ogni gruppo per 5 minuti. Chiaro? Allora, altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi passiamo adesso alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Allora, 3 minuti per la dichiarazione di voto. Prego, consigliere Rattaca, lista civica Marino. Molto meno, Presidente, per dire che insomma, non è proprio chiarissimo la risposta al mio interrogativo, però appunto non saremo certo noi a sottrarci da un'ulteriore richiesta a fronte di tutte le necessità che abbiamo sugli edifici la cui manutenzione e gestione compete
a questo municipio, insomma, quindi ci sembra di aver capito che è una valutazione di massima su ulteriori richieste in più, non legata a specifici interventi già in qualche modo commisurati, ma ovviamente siamo favorevoli all'emendamento. C'è altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Scusate. Posto? Vabbè, 14 voti a favore, quindi l'emendamento è approvato. Passiamo adesso alla dichiarazione di voto sulla proposta di delibera, sulla proposta di delibera e bilancio complessivo emendata con questo emendamento. Allora, ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, Fratelli d'Italia, prego. Quanto tempo ho, Presidente? Tre minuti, sempre gli stessi. Eh? Sempre quelli. Il regolamento non l'ho fatto io. Lo so. Tre minuti. Allora, per essere quindi incisivi e per non farmi togliere poi la parola dal Presidente, perché mi allargherei notevolmente nella disquisizione politica, voglio solo dire che nel dare un parere negativo, come già avevo ampiamente anticipato prima, ho cercato di seguire fermamente l'intervento da Presidente Fantino e ho preso dei spunti. In fin dei conti si è comportata, diciamo, nel suo intervento in modo intelligente, dicendo tutto e niente. Brava, brava Presidente, così doveva fare, perché nell'incertezza così si fa. E questo glielo riconosco, perché in fin dei conti il segnale di responsabilità uno sembra che l'ha dato, no? Perché dice: noi potevamo anche non appoggiare e bocciare questo bilancio, ma siccome dobbiamo tener conto non della nostra esigenza ma di un territorio, e se andiamo contro non è carino, per cui tutti i servizi vanno mantenuti, ma non è che se noi votiamo contro il bilancio i servizi non vengono mantenuti. Come diceva il collega Bellisario, oltre ad essere un bilancio tecnico è un bilancio politico, per cui era un segnale politico. Ma il segnale di responsabilità che lei dà, e quindi dice giustamente, lo diamo perché dal 2001, non è che ci stavamo noi, dal 2001 fino ad oggi nessuno ha fatto nulla in generale per poter modificare e agevolare, no? E dare un contributo per gestire meglio, al meglio, una macchina istituzionale come un municipio, come una città come Bologna, come dicevamo, che ha bisogno non di tre dirigenti, ma di, non dico di 40, ma almeno di 20, per poter comunque gestire una struttura di questo tipo. E quella è l'unica cosa che io sono d'accordo con lei, perché è la macchina che deve funzionare, al di là dei colori, deve funzionare per dare risposte al territorio. Però poi, non so se lei l'ha letta, il delibera della il finale, di esprime parere favorevole sulla proposta protocollo eccetera eccetera bilancio di previsione finanziario 2016 e 2018 e piano investimenti, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative riportate in premessa e che si intendono integralmente riportate nel medesimo dispositivo. Cara Presidente, io un delibera di questo tipo non l'avevo mai sentito, cioè condizionato a, cioè non si può ammettere. Allora, se uno non è favorevole fa delle osservazioni, non che condiziona il risultato del parere,
Però probabilmente anche i colleghi consiglieri, nessuno se ne è accorto di ciò, probabilmente anche la Presidente è ignara di questa dicitura, ma io le consiglio di leggerla, perché non si può condizionare il parere all'approvazione di. Si osserva una delibera, questo per quanto ci riguarda, a maggior ragione, non è che questo mi condiziona il parere, Presidente del Municipio, Presidente del Consiglio, il parere deriva negativo dall'impostazione generale che non è di oggi e di ieri, di 2 anni fa, 3 anni fa, cioè continuiamo ad avere un bilancio che comunque non tiene conto proprio del modus operandi, cioè di come difende una città come Roma e un municipio come il nostro. Però è anche ridicolo questo passaggio, che mi mette ancora più in condizione di dire: che facciamo? Se quindi lei vota a favore? Approviamo gli emendamenti, votiamo, se no no, cioè, quindi è condizionato un parere. Io non mi faccio condizionare, quindi voto di no. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, 5 Stelle, prego. Allora, è stato toccato, diciamo, un concetto a noi molto caro, l'onestà. Si è parlato di onestà intellettuale. Allora, c'è onestà e onestà. Si è parlato a noi, è caro, siamo contenti se è caro anche ad altre persone. Se poi è caro non solo teoricamente ma anche nei fatti. Allora, la onestà dovrebbe essere usata anche nella contabilità, perché la regolarità contabile è quella relativa a questo bilancio. Questo è un bilancio regolarmente contabile e regolare. Non è tanto onesto, perché se uno in un bilancio dice che l'edilizia scolastica è fuori del pareggio di bilancio, se il trasporto su ferro è fuori dei conti del bilancio, non è tanto onesto, perché mi sto scegliendo io quello che posso mettere nei conti del Comune di Roma. E questa è una prima osservazione. E qualcun altro ha detto che è stata fatta programmazione, una risata potrei farmi, insomma. La programmazione non è esistita. Se voi volete dire che avete iniziato a pensare alla programmazione, questo ve lo posso riconoscere, prima non ci si pensava proprio, adesso vorreste pensarci, ci avete messo dell'impegno, ma la programmazione io non l'ho mai vista, non l'ho vista a livello municipale, non l'ho mai vista da altre parti, perché che lavori avete programmato? Abbiamo mai fatto in commissione la programmazione dei lavori? Sì, degli interventi e delle discussioni, ma forse l'ha fatta la Giunta? Non lo so. Permettetemi di dubitare. Ci vuole serietà, è stato detto, nei bilanci, ma anche serietà nella erogazione dei servizi. Benissimo. Ci vuole serietà nelle dichiarazioni, perché a Parma il bilancio è migliorato da 875 milioni a 522 milioni. Quindi non diciamo cose non vere. Allora, va riconosciuto a Marino che i 440 milioni di buco, dopo un anno di sua gestione, li ha riconosciuti, ha fatto un piano di riequilibrio. Peccato che poi questo piano di riequilibrio si giudicherà a fine 2016, perché i danni di Alemanno si sono notati quando è finita la legislatura di Alemanno, perché se uno è bravo a fare dei bilanci contabili regolari, poi può trovare anche delle voragini di bilancio, anche se il bilancio contabile è regolare, come ha evidenziato Tronca nella nota, che ha evidenziato elevati rischi che se tutti questi si verificassero ci sarebbe un altro buco di bilancio e non si rispetterebbero i limiti previsti. Ok. I bilanci consuntivi non vengono approvati, è per forza che stiamo a parlare del preventivo. Poi ci dimentichiamo tutti, perché se andassimo a vedere sarebbero dolori per tutti. Sarebbero materia da carabinieri poi. Allora, bilancio del municipio. Io, consigliere Coglia, deve fare la dichiarazione. Sono contrario al bilancio. Grazie. Per dire questo voglio motivare perché sono contrario a ciò che la Giunta ha fatto suo nel... Però il tempo è sempre quello. Sì. Vabbè, vi do 20 secondi, prego. Va bene. Ci sono delle voci che non si capiscono. Allora, vengono tolti giustamente dei fondi ai soggiorni anziani, ma i fondi ai soggiorni anziani chi ci ha messi nei scorsi 2 anni? Vi siete dimenticati di toglierli prima? Vabbè,
fatto ora che c'è Tronca, va bene. Ma le emergenze sono le fotocopie? Sono i noleggi degli scanner? Cioè, togliamo fondi a quella voce per darle una voce dove c'è reale necessità, per favore. Poi mi spiegate perché, proprio per regolarità e onestà, ultima cosa, quello che è una voce noleggio scanner di 2.000 euro nel 2016 diventano 13.000 nel 2017 e nel 2018. Grazie consigliere Coglio. Allora, altre dichiarazioni di voto? Prego. A differenza del mio collega, io non parteciperò al voto pur rimanendo in aula. Però ci tenevo insomma a dire che è vero che, come ha detto il Presidente del Consiglio, non si fa campagna elettorale in Consiglio, però detto da una persona che ha esordito parlando di complotto e soprattutto detto da, in un contesto in cui un esponente di un altro partito in cui gli arrestano un amministratore ogni tre giorni fa riferimento a Pomezia e Parma, è un po' ridicolo. Quindi io non parteciperò al voto perché credo fortemente nel decentramento amministrativo e nell'importanza del ruolo di amministratore locale, che non può essere ridotto a mera azione di ratifica di un dato di fatto qual è il bilancio oggi. Grazie. Allora, altre dichiarazioni? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è? Scusate però. Consigliere Lattaca. Grazie Presidente. Scusa, alzate sta mano. Quando dico ci sono dichiarazioni, alzate la mano, no. Consigliere Lattaca, prego. Grazie Presidente, sarò molto veloce sul voto, evidentemente non ci può essere dubbio in base a quello che abbiamo detto e votato sia in commissione che prima, però ecco, che si arrivi alla fine a voler buttare tutto in caciara mi sembra veramente, mi dispiace che il consigliere Coglia ieri abbia dovuto lasciare la commissione prima che il direttore e l'ingegner Lancelotti potessero anche illustrarci meglio alcune voci, però ecco, far passare che si vogliono noleggiare degli scanner perché non lo so, qualcuno degli uffici o qualche politico se lo deve portare a casa mi sembra veramente una cosa mai detto questo, questa è una falsità a regolamento, chiedo replica per favore dopo. Scusate, dichiarazione, consigliere Aldaga, faccio la dichiarazione di voto. Perché o ci lamentiamo come spesso viene fatto dall'altra parte che gli uffici non hanno i mezzi, non hanno gli strumenti, abbiamo l'ufficio urbanistica che al momento è senza scanner e non può fare le scansioni delle planimetrie, allora o gli diamo gli strumenti e le fotocopie non è che se le possono fare a casa. Allora il direttore ci ha anche spiegato che gli scanner, che i fax su cui si fa molta ironia sono ancora necessari per tutta una questione legata ai trasferimenti, ai cambi di residenza, quindi ecco, nessuno sta facendo delle spese e parliamo tra l'altro di su 20.850.000 euro, stiamo parlando di 5.000 euro. Io veramente ripeto, capisco che la campagna elettorale è partita, però stiamo mettendo in bilancio delle attrezzature necessarie al funzionamento degli uffici, perché o li mettiamo in grado di poter funzionare e poter erogare i servizi oppure poi dobbiamo tacere quando i cittadini ci dicono che alcuni servizi sono erogati male. Grazie. Consigliere Ricciotti, gruppo PD. Sì, grazie Presidente. Il Partito Democratico è favorevole e insomma, diciamo, lo sforzo che c'è stato, seppur concentrato, le scelte fatte e l'impegno che c'è stato anche nel guardare appunto quelle che sono, sembrano piccole cose, ma che invece portano avanti anche una macchina come complessa, difficile, come quella del nostro municipio. Quindi non sottovaluterei, abbiamo messo 1000 euro di qua, 2000 euro, come se avessimo fatto delle scelte casuali. Non è stato così, sono state anche delle scelte accorte. Ringrazio gli uffici che ieri hanno, diciamo, lavorato con la commissione bilancio fino alle 4:30, quindi la discussione è stata concentrata ma è stata assolutamente utile. Quindi le scelte fatte, condivise tra giunta e oggi anche in consiglio municipale ci hanno convinto e quindi sosteniamo questa proposta di bilancio. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo allora alla votazione. Consigliere Coia, che c'è? Fatto personale, mi è stato fatta un'illazione assolutamente. Vabbè, dichiarazione di voto non sarebbe possibile. Prego, un minuto. Prego, un minuto. Allora, scusate.
mi spiace prego. Che sia giunto. Consigliere Coglia, prego. Consigliere Cerconio, calma. Consigliere Coglia, prego. Mi dispiace che sia giunti a livelli personali. Io ho espresso dei fatti presenti nei documenti. Ci sono due voci che non capisco e non ho fatto nessuna espressione qualitativa nei confronti né degli uffici né di chi le ha fatte. Ho detto che volevo capire perché. Ok? No, mi riservo di riesaminare il testo, eventualmente querelare il consigliere Laddaga per l'affermazione che ha fatto nei miei confronti. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Contrario? Abbiamo votato un bilancio condizionato. Chi si astiene? Nessuno. Allora, 14 voti a favore e 6 contrari, quindi la proposta di delibera sul bilancio è approvata. Scusate un attimo, il consiglio è chiuso e chi vuole naturalmente c'è un gruppo di cittadini per favore che mi hanno chiesto di poter illustrare una cosa che riguarda una cosa molto importante. Comunque il consiglio è chiuso. Allora, quindi chi vuole, il consiglio è chiuso. Sospendo un attimo, vabbè, ecco, se vuole, io pensavo di non farlo, vabbè, allora, sospendo, allora, c'è un minuto, 2 minuti di tempo, signora, scusa. Scusate. Signore. Sì, posso? Le riprese non sono ammesse? Le riprese. Signore? Signore, le riprese non sono ammesse. Allora, prego, signora. Sì, buongiorno, vi rubiamo solo un minuto. Prego, scusate, chi vuole ascoltare? Sì, allora noi siamo venuti qui questa mattina dopo diciamo un presidio contro lo sgombero del nostro spazio sociale che sta a via Calpurnio Fiamma 136. Siamo venuti qui per portare insomma alla vostra attenzione il nostro caso, che è uguale insomma a tanti altri casi in questo quartiere, in particolare il nostro locale dove da anni svolgiamo attività sociali utili per il quartiere. È lo stesso locale che insomma ospita la lista di disoccupati e precari del 7° municipio che qualcuno di voi insomma conosce. È stato sottoposto a sgombero ed è stato posto sotto sequestro, quindi oggi lo sgombero non c'è stato, però potrebbe esserci. Quello che chiediamo noi al Consiglio è di prendere diciamo una posizione per la difesa del nostro spazio, perché appunto per l'importanza sociale che spazi come il nostro hanno in questo quartiere. Crediamo che la battaglia diciamo contro il degrado e l'abbandono dei nostri territori sia una battaglia comune e quindi chiediamo in particolare alla Presidente insomma che spesso si è spesa a favore insomma della difesa di spazi sociali, che altri spazi sociali che sono nel quartiere, di prendere una posizione chiara anche rispetto al nostro, una posizione pubblica. Invitiamo altri consiglieri a farlo perché appunto spazi come il nostro insomma devono esserci nei nostri quartieri, che altrimenti sono destinati a diventare dei quartieri dormitorio. In particolare la nostra via, via Calpurnio Fiamma 136, è una via praticamente abbandonata e deserta, caratterizzata solo da una serie di serrande chiuse
e dai edifici fatiscenti, noi uno l'abbiamo ripreso, l'abbiamo restituito al quartiere, ci vengono i bambini, ci vengono gli anziani, ci vengono i lavoratori, i giovani, e quindi è uno spazio che va difeso, tanto più va difeso da un consiglio municipale che è appunto l'amministrazione del territorio. Noi siamo cittadini di questo territorio, è anche compito vostro insomma occuparvi di quello che succede al di fuori di queste mura, e quindi insomma chiediamo un vostro supporto in questa battaglia, e grazie per la parola. Grazie. Allora, riprendiamo. Prego, Presidente. Sì, proprio poco fa, quando stavamo intervenendo per valutare il bilancio che abbiamo recentemente approvato, fra gli esempi a cui mi sono riferita c'era proprio il tema del patrimonio pubblico e del valore sociale. E il tema che in questo momento interessa la città di Roma, tra l'altro abbiamo in qualche modo avuto sia in questo municipio, in un'assemblea alla quale ha partecipato il prefetto Gabrielli, e sia in una lettera che mi è arrivata pochi giorni fa, anche un'affermazione importante per un prefetto, in assenza spesso di dichiarazioni politiche o comunque insomma da parte attualmente del commissario Tronca, sul fatto di riconoscere proprio il valore sociale di una serie di realtà che in questo momento stanno diciamo in condizioni, cioè gli si sta chiedendo non solo di restituire gli immobili ma addirittura di rientrare di debiti insomma che nell'arco degli anni sono poi arrivati ad essere cifre molto importanti. Allora è chiaro che per un territorio, tra l'altro a fronte di mancate politiche per giovanili, di mancate risorse sia nell'ambito culturale sia nell'ambito diciamo così ricreativo e sportivo, molti di questi presidi nella città di Roma, da quando fu approvata la delibera 26, dunque stiamo parlando di moltissimi anni fa, sono in qualche modo o hanno rappresentato dei presidi culturali, dei presidi sociali, cioè che hanno alle volte sottratto, come lo stesso prefetto Gabrielli ha riconosciuto nell'intervento fatto qui alla Sala Rossa, dei giovanissimi ad altro tipo diciamo, di situazioni borderline. Allora io credo che questo è un tema grande, un tema importante che interessa la città, ci sono circa 800 siti, questo lo raccontavo poco fa, che interessano non solo i cosiddetti centri sociali, ovviamente interessano anche delle associazioni o comunque insomma delle realtà che sono fortemente legate al sociale. Allora io credo, come ha fatto in questa lettera il prefetto Gabrielli, chiedendo a Tronca di in qualche modo prendere posizione. Questa lettera ultima veniva riferita a una delle situazioni importanti che abbiamo nel territorio, ma è evidente che da questa si evince una visione fortunatamente diversa di quello che dovrebbe essere il valore sociale che un'amministrazione dà al suo proprio patrimonio, perché in qualche modo è monetizzare in senso buono quelli che poi sono i servizi culturali, sportivi che si prestano o comunque che si realizzano. Allora, la mia posizione direi che è più che conosciuta, la richiesta al Consiglio Municipale, anch'io la condivido, però chiaramente il Consiglio Municipale nella sua autonomia troverà il modo di esprimersi se ne ha la volontà. Per quanto mi riguarda, nel ruolo e nelle funzioni di presidenti, sto seguendo e sto accompagnando le diverse situazioni anche in una interlocuzione con il prefetto, e speriamo che il commissario Tronca, prima che le cose possano in qualche modo degenerare, riesca a capire che vanno accompagnate queste situazioni fino ad arrivare alla prossima consigliatura, dove mi auguro che chi verrà a governare il Comune di Roma abbia diciamo, la capacità finalmente di mettere e normalizzare la situazione, non nel senso di cacciare chi in questi anni ha lavorato e contribuito a presidiare i territori, ma bensì a un riconoscimento che tolga questa idea diciamo, della mancanza di titolarità e crei, secondo me, delle situazioni di illegalità che invece dovrebbero essere tutte assunte e in qualche modo valorizzate. Grazie. Consiglio chiuso.